giù. Oggi sono sceso con il timore che possa venire da un momento all'altro a piovere. Vedo nuvoloni grigi di qua, nuvoloni grigi di qua, nuvoloni grigi di qua, nuvoloni grigi di qua, nuvoloni grigi di qua. Che scassato qua! Nuvoloni grigi ovunque. Dico già da subito che questo non sarà il solito video cazzo. Mamma mia che buco, mamma mia. Perché veramente in tantissimi mi domandate della targa polacca, soprattutto chi è del centro barra nord Italia. Quindi se riesco vorrei spiegarvi prima cosa perché, seconda cosa come e terza cosa come funziona e se è legale. Prima di tutto dobbiamo partire dicendo che qui a Napoli le assicurazioni RCA, quindi le assicurazioni tra virgolette italiane, costano un botto, costano veramente tanto. Voglio, se un'assicurazione a nord costa 200-300 euro, fai anche 400 euro. Qui a Napoli costano il triplo, se non il quadruplo, in più rispetto a quelli del nord barra centro. Questo perché? Perché è presto detto, oggi il perché penso si sappia. A Napoli abbondano i furti, abbondano le truffe, abbonda qualsiasi cosa di illegale ci possa essere su questa faccia della terra. Napoli merda, Napoli colera, sei la vergogna dell'Italia intera. E quindi giustamente le assicurazioni alzano le mani e dicono: tu sei di Napoli? Terrone! Bam! Pagami! Pagami bene! E quindi si fanno pagare per divina stronza. Su un SH300 del 2014, intestata ad un ragazzo di 20 anni, Wagyula andrà a pagare dai 1200 a salire. Non di meno, vi giuro. Quindi il perché della targa polacca, eccolo qua. Scomatina? Uè! Come funziona? Come funziona varia molto dalla tipologia di targa straniera che tu fai. Io per esempio avevo sul mio vecchio Beverly 125 avevo la targa polacca, la bulgara, perdonatemi. Con quella targa praticamente che cosa succedeva? Dovevi fare la rottamazione del motorino a cui volevi mettere la targa straniera. Dopo la rottamazione dovevano venire dei cristiani dalla Bulgaria con un furgone a prendersi il tuo motorino e portarlo lì in Bulgaria. Dopo una settimana /10 giorni sarebbero scesi con il motorino e la targa polacca e tutti i documenti del caso. Però come funziona fattualmente? Quando un carabiniere ti ferma, che cosa succede? Che cosa ti dicono? Nulla, voglio, praticamente succede che il motorino o la macchina, voglio, qualsiasi cosa sia intestata, anche un camion, risulta noleggiato. Che cazzo significa? Significa che voi non sarete più i proprietari del veicolo, siccome appunto precedentemente avete fatto la rottamazione in Italia, quindi il vostro veicolo in Italia non esiste più. Il veicolo risulterebbe a noleggio. A noleggio a tutti? No, a noleggio solamente a chi ha firmato la carta per il noleggio. Che cosa significa? In pratica quando tu fai la targa polacca, a polacca, bulgara, qualsiasi tipo di targa straniera, ti fanno firmare un foglio che praticamente dice: il veicolo noleggiato può essere guidato da. E chi ha la firma su quel foglio, giustamente ha con documenti allegati e tutto il resto, può guidare il veicolo. Quindi se dovessero fermare un vostro amico o qualsiasi altra persona che non ha firmato quel foglio del noleggio, non so che cosa cazzo potrebbe succedere, ma teoricamente non si può fare. Okay. Quello che mi chiedete anche in caso di incidente, l'assicurazione paga i danni? La risposta oggi è no. Io ho due veicoli con l'assicurazione polacca, moto e scooter. Quindi questo qua è la moto, la Z750. E sulla Z ci ho fatto due incidenti e nessuno dei due incidenti ha pagato. Perché la procedura ovviamente è completamente diversa da quella standard italiana. Però chiediamolo a un proprietario di targa polacca perché ha fatto quella scelta, così vi dimostro il perché. Sto facendo un video in cui spiego, sto spiegando più o meno perché come... Tranquillo. Abbiamo una targa polacca. E perché teniamo la targa polacca? Perché si manco cazzo. Niente. Mo, in passato i possessori di targhe straniere potevano passare a 300 all'ora sotto un autovelox e la multa non sarebbe mai arrivata. Questo perché il veicolo non era associato al guidatore. Le multe arrivavano in Polonia, Bulgaria, dovunque sia stata assicurata la moto, e quindi le multe praticamente non esistevano. Ad oggi, con l'ultimissima legge che è uscita, vi parlo fine 2022 più
o meno, è uscita una nuova legge che praticamente i veicoli devono essere registrati al PRA. Questo significa che nel caso un motociclista, un automobilista, un qualsiasi tipo di veicolo intestato con la targa polacca dovesse passare sotto un autovelox a 300 all'ora e l'autovelox gli inviasse la multa, il proprietario del veicolo ad oggi la riceverebbe. Ed è secondo me una cosa più che giusta. Hanno regolamentato, si può dire regolamentato? Comunque hanno fatto sì che le targhe straniere siano un po' più a norma e conformi sia con le leggi che con le targhe italiane. Cazzetto! Ma voi potrete anche dirmi: ma Luque, se faccio l'assicurazione polacca, se dovessi fare un incidente e non dovessero pagarmi la moto, chi me la aggiusta? La voglio io, a discrezione vostra, nel senso che i soldi che avete risparmiato dall'assicurazione italiana li usate per aggiustare eventuali danni che riporterà la moto. Ovvio che danni fisici nessuno ve li pagherà. Nessuno ve li pagherà. Infatti questi danni qui del mio incidente nessuno me li ha pagati. Però resta comunque il fatto che quei 7, 800, 900, 1000 e 1000 passa euro all'anno che risparmierete potrete usarli per aggiustare eventuali danni che la moto o qualsiasi altro veicolo riporterebbe. Poi ripeto, voglio, è sempre a discrezione vostra. Se potete permettervi di pagare la targa italiana, la pagate. Ho sbagliato strada, non dovevo andare qua. Se invece siete dei morti di fame come me che non possono permettersi di pagare 2000 euro di assicurazione annui solamente perché residenti a Napoli, mi duole dirlo, mi dispiace dirlo, ma la targa polacca non dico che è la risposta, perché voi mi direte: se non puoi permetterti la targa italiana, semplicemente non ti fai l'assicurazione. Qui non vi dico né avete torto né avete ragione, semplicemente sto zitto e continuo a pagare la mia assicurazione polacca. Rimango nel mio. Io non sto qui a dire cosa è giusto e cosa è sbagliato, sto solamente qui per informarvi, siccome tantissimi me l'avete chiesto e tantissimi ogni giorno siete curiosi di questa cosa. E mo parlando di dindini, parlando di paparelle, parlando di quanto si paga, quanto si risparmia realmente con la targa straniera? Tanto. Ci sono due tipologie qui. Ci sono quelli che intestano un motorino come questo e vanno a pagare 650 euro, se non vado errando, la prima volta, il primo anno, mentre tutti gli altri anni a seguito, almeno io personalmente pago 350 euro annui. In caso di targa polacca, ho dimenticato di dirmelo, il motorino assolutamente non andrebbe mandato, non se lo portano in Polonia, si portano semplicemente la targa. Esiste poi, senso, sta zitto con questa cazzo. R6. Esiste poi l'altra categoria di persone, ovvero quelli che, questa fa molto ridere perché molto è una controversia in realtà. È una controversia. Vabbè, comunque si contraddicono, nel senso che comprano una macchina con tanti cavalli e che quindi in Italia dovrebbe pagare il superbollo. Che cazzo è il superbollo, in poche parole per quelli che non lo sanno? Il superbollo in Italia è una tassa in più sull'auto che supera tot cavalli. Fatto sta che si comprano questa macchina con 300 e passa cavalli e, avendo la targa polacca, non vanno a pagare questo famosissimo e ingiustissimo, perché secondo me è ingiustissimo che una macchina, solamente perché ha 8 cavalli in più, debba pagare un bollo esageratamente enorme. Avendo appunto la targa polacca, non andrà a pagare questi 2, 3, 5 mila euro di bollo annui. Quindi non solo risparmierà i soldi dell'assicurazione, ma risparmi anche i 2, 3, 4, 5 mila euro del superbollo dell'auto. Mo sembra una marchettata, sembra che io vi stia vendendo la targa polacca, e invece no, assolutamente non vi sto consigliando di farla, non voglio vendervela perché io non ci guadagno nulla. Io vi sto solamente informando sul perché la gente a Napoli soprattutto lo fa. Non sto neanche giustificando il farlo, sto semplicemente elencando i vari motivi per la quale chi purtroppo non può permettersi un'assicurazione italiana lo fa. Spero almeno di essermi spiegato bene. Grazie per la precedenza.
gentilissima. Spero almeno di essermi spiegato bene e di avervi fatto capire un po' il quadro generale della cosa. E ne approfitto della serietà per dirvi, non lo dico mai, ma ora lo dico, se vi piacciono i contenuti, se vi va, cliccate quel bottoncino rosso sotto, piccolo piccolo, iscriviti. A voi non cambia nulla, a me cambia veramente tanto. Vi ringrazio se l'avete già fatto, vi ringrazio se lo farete. Un bacione enorme, un bacione grande grande, tempo permettendo, ci vediamo in settimana. Un bacione, ma giù.